C'è un grande ospite, eccolo qua. Enorme, un ospite enorme. Enorme che non riesce Che non è a neanche verso la passare. portiera, però c'è, eccolo! Ciao Matt. Avete visto chi c'è? Il buon Sammy, scienziato, ingegnere, dottore, sacra rota, Guarda. tutto. Non poteva mancare lui nell'autointervista. Adesso ragazzi si parla robe serie. Infatti adesso cominceremo a parlare italiano, abbiamo la nostra mascherina. Siamo igienizzati le mani, cintura, adesso Aspetta, si metterà anche la cintura. tra l'altro adesso voglio dire che tutto super naturale, Yes. tant'è che prima avevo la giacca chiusa. Bellissimo, bellissimo. E noi partiamo e quindi oggi l'autointervista a livello Buttflow, sigla! Oh, caro Sammy, ci Olè. siamo ritrovati. Sì, ciao. Grandi, ah, che bello che siamo sempre in scala, matrioska mia. Posso appena andare il parrucchiere, guarda che riflesso, Guarda che guarda roba. te, che ha fatto la fronte alta anche a te, vergogna. Sì. Sono un po' Arriva stempiato. in mezzo. Allora, caro Sammy, l'argomento di oggi della nostra auto-intervista a livello bat basso. Oggi volevo un po' parlare di un argomento cosa? Molto blando, di sti vaccini. I vaccini, ottimo. Che uno come te, formato in materia, può rispondere a un po' di domande che tutti non abbiamo coraggio di farci. Oltre anche meanese, farci. Farci. Testina, tac. Perché questi vaccini sono molto discutibili, non si capisce bene l'efficacia di questi vaccini, quindi volevo sapere da uno scienziato del tuo calibro cosa ne pensi di questi vaccini. Beh, allora intanto parlo da studente, no? Parla da studente, Comunque, studente prossimo alla prossima laurea, esatto. comunque sì, come studente, ma come anche membro della comunità scientifica. Esatto. Comunque, sono diversi tipi di vaccino attualmente. Tipo Pfizer e Moderna, ormai lo sappiamo tutti, sono vaccini a mRNA. Che vorrebbe dire? Vorrebbe dire, questa è una bella domanda, praticamente come funziona il nostro DNA? Il DNA produce un mRNA, cioè produce molti in realtà, no? Ogni mRNA serve a poi produrre una proteina. Ok. Dunque praticamente i vaccini contro il Covid ad mRNA sono dei filamenti proprio di mRNA avvolti su una gocciolina lipidica, cioè di grasso, tutto sotto, che codificano per la proteina spike, che è quella che usa il virus per entrare nelle nostre cellule, per agganciarle proprio, no? Ok. Dunque, qual è il concetto? Il vaccino ci inietta queste bollicine lipidiche che vanno dentro la cellula normalmente, perché comunque anche la cellula, la membrana è fatta da lipidi, fosfolipidi, vabbè, tanti lipidi insomma, e quando è dentro la nostra cellula, da quell'mRNA produce questa proteina spike che però il corpo riconosce non essere sua e quindi risponde. Dunque, in che maniera? Risponde con che siamo intanto arrivati. Siamo arrivati al cimitero, non c'entra niente ragazzi, abbiamo sbagliato strada, non c'è problema. E dunque risponde con una risposta immunitaria, cioè la vede come una cosa estranea, la attacca e dunque idealmente avremo una memoria immunitaria di questa proteina spike. Ok. Il concetto qual è? Che appunto questa immunità è parecchio forte. Abbiamo il 95% di efficacia secondo gli studi. Cosa vuol dire? Che per il 95% non prendiamo, né trasmettiamo il virus, sì. O meglio lo prendiamo ma non fa tempo ad attecchire. Ok. Ok. E dunque ovviamente ci riduce anche i sintomi. Ma perché tante tipologie di virus, tante percentuali di efficienza? Vaccini. Di vaccini, tante percentuali di efficienza diverse. Là dipende proprio dalla qualità del vaccino. Ah. Per esempio,
E abbiamo sentito parlare di AstraZeneca, sì, che quello non è ad mRNA. Ok. Ah, ok. È un vaccino normale, insomma. E dunque con un virus inattivato. Perfetto. Un virus che c'è solo, è come se mandassimo un'armatura senza il cavaliere, no? Ok. Non può nuocere, però riconosci l'armatura. E questo allora, ha un'efficienza del? Questo ha un'efficacia che vale, dai, se non sbaglio, comunque sbaglio di poco, dal 56% al 81%. Sarebbe un po' bassetta? Sarebbe un po' bassetta, però un'efficacia sul prendere e trasmettere il virus. Però ha un'efficacia del 100% nelle ospedalizzazioni. Vuol dire che chi ha fatto il vaccino AstraZeneca, anche se ha comunque magari il 50% di probabilità di prendere il virus e di passarlo, ha il 100% di probabilità di non avere sintomi gravi, cioè di non andare in ospedale. Okay. Dunque, se anche noi fossimo vaccinati con l'AstraZeneca, la pressione sanitaria calerebbe un sacco. Ce l'ha dimostrato in Inghilterra, no? Esatto, esatto. Regno Unito. Loro hanno vaccinato, anche con altri vaccini, ma anche con l'AstraZeneca, ed effettivamente già con la prima dose le ospedalizzazioni si sono ridotte. E mentre l'altro, quello dal nome impronunciabile, Pfizer. Moderna? Sì. L'altro, sì, ha ancora più effetto anche proprio sulla trasmissione. Dunque, chiaro, è veramente un vaccino potente, anche quello. Israele ci ha fatto vedere che funziona alla grande, perché già con la prima dose erano abbassati i contagi, cioè prima dose con il 20% di vaccinati, la fascia a rischio, avevano proprio calato un sacco le ospedalizzazioni, ancora di più poi quando la percentuale è salita, quando la seconda dose è stata fatta, insomma. Ma questo vaccino o questi vaccini che verranno comunque somministrati, sì, saranno dopo come quelli influenzali, quindi da fare ogni anno? Quello è ancora troppo presto per saperlo. Allora sicuramente no. No, perché se c'è già adesso il problema di reperirli, deve essere una cosa annuale, penso che sia una roba un po' impossibile dopo da portare avanti come progetto. Però vedi qual è il discorso, che intanto non sappiamo come si comporterà il Covid. Sparirà? Continuerà ad esserci? Se continua ad esserci, può mutare. Sì, come tutti i virus. Come tutti i virus, alcuni più, alcuni meno. Uno dei problemi delle vaccinazioni è questo, cioè perché bisogna evitare di contagiarsi e possibilmente essere vaccinati il prima possibile. Perché non fa meno, sì, che il virus continua a mutare. Esatto, meno contagi ci sono, meno il virus muta, meno problemi ci saranno. Però anche se guardate il vaccino anti-influenzale, a chi è che viene fatto? Agli anziani? Esatto, alle fasce a rischio. Perché comunque il Covid, anche mutando, rimane Covid. Sì. Dunque è molto simile a quello che c'è già. Sì. Può diventare più aggressivo, può diventare più virale o più mortale, però resta simile. Dunque comunque, quando qualcuno ha fatto la prima infezione dal virus, sì, o comunque continua a farle, in teoria dovrebbe sviluppare comunque una memoria, comunque degli anticorpi. In teoria. Poi, questo è un caposaldo, ne sappiamo ancora pochino, perché ricordiamo è solo un anno che siamo in pandemia, solo, perché quando si parla di pandemie, e anzi hanno detto che abbiamo prodotto il vaccino troppo presto, no? Però in realtà era da decenni che studiavamo un vaccino contro... Ancora dai tempi della SARS? Esatto. Okay. Dunque in realtà, visto che il SARS per l'appunto era un coronavirus, sì, noi stipite della famiglia. Cioè, stiamo partendo da uno studio che era già ben pomposo, poi abbiamo fatto l'ultimo step, abbiamo usato tecnologie nuove, però insomma, ecco, abbiamo un po'... siamo stati molto molto fortunati, ecco, in un certo senso. Questa è la parola giusta, fortunati, sì. Esatto. Una domanda, Sammy, sì, che volevo sempre porti. Ma è vero che questi vaccini avrebbero una remota possibilità di modificare il DNA di una persona?
Remota possibilità uguale di iniettare acqua. Ah. Ok, perché comunque, allora, stiamo lavorando alla modifica del DNA, ok? E io stesso ci ho lavorato. Sì. Per modificare il DNA ci vuole una sequenza di omologia tra l'mRNA che iniettiamo, il DNA che dopo diventa mRNA, e il DNA umano. Ok. Ora, la proteina spike che c'è nei vaccini, sì, quelli ad mRNA, sì, non ha omologia con l'uomo, proprio perché non ce l'abbiamo noi. Non è presente. Non è presente. Okay. Poi mancano le endonucleasi, che sono un parolone bruttissimo per dire una proteina che taglia effettivamente il DNA dove deve tagliarlo. Mancano le PAM, che sarebbe? Cioè le protospacer, radiation, motif, insomma delle sequenzine di DNA che aiutano al taglio. Insomma mancano tutte le... Quindi manca una serie di elementi che... Sì, non è possibile tagliare il DNA, anche perché tra l'altro ogni lotto di vaccino viene controllato. Dunque, se ci fosse un grande complotto, sì, ecco, non usiamo il buon senso, no, cioè uno controlla a campione ogni lotto, no? Si trova una roba del genere, sì, sarebbe una... se, cioè, finiscono non in galera proprio. Sarebbe l'apoteosi del complottismo, e quindi sicuramente prenderebbero, cioè, le dovute... Se dovessi fare un complotto, lo metto nel pane? Sì, appunto, non sicuramente su un vaccino, che è una cosa talmente delicata, soprattutto in questo periodo. Sì, anche perché tra l'altro noi stiamo cercando di modificare il DNA, ad esempio nella cura delle malattie rare, no? Sì. E le malattie genetiche. Non ci siamo ancora riusciti del tutto. Cioè... Però fatti passi da gigante. Fatti passi da gigante, certamente. Però il nostro problema qual è? Che riusciamo a modificare un tot di cellule. Noi vorremmo modificarle tutte. Ora, se pensiamo al vaccino, dov'è che abbiamo fatto il vaccino? Passa sul braccio. Sul braccio. Dunque, non essendo all'interno del circolo sanguigno, non può arrivare dappertutto. Dunque noi abbiamo veramente una parte del corpo piccolissima colpita dal vaccino, ma che è quella che basta per fare la reazione immunitaria. Ok. Perché la reazione immunitaria, quella sì che poi può essere stesa sul corpo, perché i globuli bianchi sono le uniche cellule che passano dal circolo sanguigno a fuori, sì, e viceversa. Sì. Dunque anche là, cioè, bisogna... sì, per uno scienziato è molto... molto semplice da capire. Però si stanno facendo passi da gigante in materia, no? In materia sì, noi speriamo proprio questo. Bene. Speriamo proprio che... cioè, stiamo arrivando in questo periodo a capire bene, 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 bene come farlo. Ma ancora non riusciamo ad applicarlo come vorremmo. Tu mi insegni che il corpo umano penso sia la macchina più completa, ma anche più misteriosa. Sì, quindi molto misteriosa. Poter studiarla tutta è ancora una... un'ipotesi sì, remota, però insomma stanno facendo passi da gigante. Adesso speriamo che con l'avvento di questi vaccini si riesca a risolvere questo problema, questo virus maledetto che ci sta colpendo da più di un anno. Speriamo veramente. Magari sistemarlo sarà impossibile in breve tempo, ma magari attenuarlo o comunque trovare una soluzione. Poi tanto da far ripartire. Esatto. Cioè, sicuramente non ripartiremo come prima no. Anni, però se le fasce a rischio sono protette, se gli ospedali tornano ad avere una pressione accettabile, la società può ricominciare con le dovute cautele, senza tanto strafare, sì, a fare la propria vita, anche la vita sociale proprio. Che è quella che manca di più, perché poi sì, si riversa tutto da un fattore psicologico, la mancanza di comunità. Sì. E la solitudine si fa sentire e cominciano già i primi problemi e si vedono già, esatto, i primi problemi. Basta però non lamentarsi. Ah, quindi, sì, dunque, sì, sicuramente questo arrivano i problemi e bisogna affrontarli. Sempre, cioè, a testa alta. Non minimizzo assolutamente. Però chi non ha di questi problemi non deve lamentarsi. No. Perché comunque è dura, per carità di Dio, però viviamo anche in un periodo in cui ci sono modi per rimanere in contatto. Sì, sì. Sì, infatti se pensiamo, se questo periodo qua fosse successo 30 anni fa,
Sì. Sarebbe stato molto peggio, molto, perché molto non peggio. C'era la tecnologia che ci avvicinava, non c'erano i telefonini, non c'era niente, poi, e sarebbe stato peggio, esatto, sicuramente. Per l'appunto, senza dimenticare quelli che poi soffrono veramente, esatto, in maniera pesante. Infatti si sono attivati anche dei circoli d'aiuto, uh-huh, un canale nell'Ordine Nazionale degli Psicologi. Loro sono attivi per dare un sostegno in questo senso, sì, che andare dal psicologo è semplicemente dire: riconosco che in questo momento non sto bene, voglio avere delle armi in più. Ah, sì. Tutto qua. Comunque, allora, ok, contento di aver parlato con te, di aver avuto questa spolverata dal punto di vista scientifico che manca. Perché tanti di noi comunque parlano di vaccini, parlano di contrasto dei vaccini, di complottismo, razionismo. Si dice così? Teoria. Cospirazionalismo o no? Cospirazione. Partiamo in Wikipedia dopo. Però comunque sentire una voce, sentire qualcuno dal punto di vista scientifico che spiega, sperando appunto che ci sia questa efficacia di questi vaccini che riescano, ripeto, non a sistemare tutto su un colpo questo problema del virus, perché sarà impossibile, però almeno attenuare e prevenire che questo virus qua non continui negli anni, esatto, a, esatto, venire. Esatto, anche perché adesso, tra l'altro, anche io ho sentito molti di questi complottismi, eccetera, eccetera, no? Ma li capisco, Sì. Capisco molto, perché abbiamo avuto sia un periodo difficile, sia una risposta non adeguata da parte del, magari, di chi comanda, sicuramente anche lì comunque non facciamo polemica, perché deve essere stato difficilissimo, comunque non è neanche il mio ambito, comunque non... però anche la comunità scientifica un po' è stata sotto pressione, sì, però sicuramente abbiamo visto che sulla comunicazione bisogna lavorare molto molto di più, sono stati un po' lassisti, no, ma anche troppi che volevano fare le prime donne, dunque, che cercavano il sensazionalismo, dimenticando che si sta parlando con la mente delle persone, con, esatto, la paura delle persone. Infatti adesso io sto parlando di vaccini, ma non dico una mia idea, dico quello che dicono i dati scientifici. Dal punto di vista scientifico. Sono stati provati, sì, sono stati valutati con peer review, eccetera, eccetera, ma non dico niente di mio. Ah, beh, assolutamente. Per carità. No, espongo solo i dati, rendono un po' più capibili magari. Giusto, sì, ma è quello che manca, perché comunque dall'inizio di questa pandemia la chiarezza si conta veramente su... Un po' sì, un po' anche perché non sapevamo, dunque anche... Era una cosa nuova, era una cosa imprevedibile, che non si sapeva dovesse succedere, però per carità, dopo un po', sì, essere un po' più chiari era una roba, insomma... Sì, l'invito che voglio fare è di fidarsi della comunità scientifica, anche perché... A parte pochi, appunto, che dicono, che cercano lo scoop, dobbiamo ricordarci di tutta la massa di scienziati, di ricercatori silenziosi, ma che fanno il loro lavoro. Che stanno lavorando sotto questa cosa qua, sì. E che, se la maggior parte dice una cosa, non è, cioè, vuol dire che è perché è così. Effettivamente. Perché un ricercatore avrebbe solo l'interesse nel far venire fuori qualche roba che non va bene. Esatto. Se no, girava una serie del dottor House. Con quello che sono pagati i ricercatori. Esatto, 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 esatto. Va bene, allora noi con il buon Sammy ci ritroveremo a spot. Non diamo una data, però ogni tanto ci ritroviamo, facciamo questo giretto in macchina. Yes. Facciamo questa auto-intervista a livello bat basso. E ogni giorno ci sarà un argomento sì, leggero, meno leggero, scientifico, meno scientifico. Il prossimo argomento potremmo usare, Non so, ecco, dai, prossimo argomento assicuriamo anche, che parleremo poco del virus. Sì, perché sì, così sì. Stiamo un po' più leggeri nella prossima puntata, parleremo di qualcos'altro, comunque molto interessante, anche perché con scienziato qua, tutte robe interessanti, giusto? Cioè. E quindi bisogna comunque andare su una linea. La verità, noi diciamo tutta la verità, nient'altra la verità. Come si chiama? Tanto americano, tipo. Di la verità, tutta la verità. Giù di la verità, solo la verità, intanto la verità. Punto, cavallo. E a sopra. 2, 7, 5, 7. Boh.
Adesso siamo rientrati nel nostro vero, perché adesso abbiamo parlato tutto in italiano, perfetto, esatto. Scientifico, noi siamo anche così. Quindi noi ci rivediamo, non so quando, vi ripeto, non so dirvi il giorno, ma prima o poi ci rivedremo, sempre qui, quindi voi seguiteci, che se sotto qua, qua dovrebbe essere una campanellina, ok? Quindi adesso se... non so che facessi strano. Sì, no, che se la campanellina fatta così, voi struccate, come si dice in Veneto, la campanellina, quindi vi viene la notifica che noi siamo, abbiamo un altro video. Va bene? Dal buon Sammy Basso è tutto. E noi, dal buon Bat anche. Matrioska grande, matrioska piccola, ci vediamo alla prossima. Ciao!